Siamo nel nord della Siria, in una regione governata dai gruppi dell'opposizione. In questo campo sfollati, non lontano dal confine turco, i bisogni medici sono immensi e gli aiuti palesemente insufficienti. Medici Senza Frontiere lavora in Siria, dove ha aperto 3 ospedali. Le equip forniscono anche scorte mediche e formano i siriani che forniscono il primo soccorso ai feriti sulla linea del fronte. Solo pochi mesi fa, questi uomini non avevano alcuna conoscenza medica. Durante brevi visite, i medici urgentisti di Medici Senza Frontiere eseguono dimostrazioni e forniscono conoscenze di base. Come si somministra l'ossigeno, come si effettua una semplice trasfusione, come bloccare una grave emorragia, come steccare una frattura, come amministrare una prima dose di antibiotici in caso di frattura esposta, come medicare le ustioni. La maggior parte degli aiuti umanitari internazionali vengono veicolati dalla capitale, Damasco, e distribuiti nelle aree sotto il controllo del governo. Intanto, le condizioni di circa 7 milioni di siriani che vivono nelle aree gestite dai gruppi di opposizioni peggiorano e gli aiuti umanitari sono ancora troppo ridotti. In risposta ai bisogni di queste zone, Medici Senza Frontiere chiede ai donatori di sostenere le operazioni umanitarie transnazionali.